Dopo tre giornate sono già costrette ad inseguire. Penne e Città di Teramo si sfidano al Colangelo nel sabato di promozione, entrambe con l'obiettivo di un'immediata risalita in eccellenza. I padroni di casa si presentano a questa sfida con una vittoria e due sconfitte, mentre i Diavoli con lo stesso numero di successi, ma due pari interni al cospetto di Piano della Lente e Mutignano. Mister Pavone deve rinunciare a Filippo Di Penti ma causa squalifica, può contare sul ritorno di Reale, mentre a disposizione di Marco Pomante mancano Andreozzi, Pepe e Milozzi per problemi fisici, con quest'ultimo che ne avrà per più di un mese. Fischia Gianluca Fantozzi di Avezzano, assistito da Michelangelo Longo e Antonella Latorre di Chieti. Inizio convulso di gara. Dopo due minuti Cacciatore prova a spaventare Bozzi con una punizione da distanza siderale. Pallone al lato. Un minuto dopo, episodio spartiacque della gara e che manda su tutte le furie tesserate e supporter pennesi. Antonelli va a terra in area di rigore. Per Fantozzi non ci sono dubbi ed indica il dischetto. Dagli 11 metri Cosmo Palumbo calcia potente centrale e batte Dintino. Animi tesi in tribuna, il presidente Rastelli e il suo staff sono stati accompagnati dalle forze dell'ordine in un'altra area della gradinata. Al 16° raddoppio Teramo, Farindolini serve Palumbo, il numero 10 si gira in area, Dintino respinge come può, Covalonox in tapin non sbaglia. 1-2 devastante per i padroni di casa, che impiegano 10 minuti per rispondere pericolosamente con Di Domizio. Il numero 11 sfiora il palo con un tentativo dal limite. Sull'altro versante Palumbo conclude dalla lunga distanza, ma trova solo un corner, sugli sviluppi del quale i padroni di casa riescono a cavarsela prima sul colpo di testa a botta sicura di Cozzi e poi sul tentativo a distanza ravvicinata di Covalonox. 3 minuti di fuoco tra il 31° e il 34°. Di Domizio viene atterrato all'interno dell'area di rigore, il signor Fantozzi pareggia il conto dei penalti. Dal dischetto si presenta Spadafora, palla da una parte, portiere dall'altra. Prende coraggio la formazione di Mister Pavone, che al 34° trova addirittura il pari. Spadafora si libera perfettamente dalla marcatura e calcia. Bozzi si distende. In tapin, Di Domizio fa 2-2. Reagisce il Teramo. Dintino sbarra ancora la strada a Palumbo. Al 42° il Teramo mette di nuovo la freccia. Cross morbido dalla sinistra, a servire l'incornata di Covalonox, che fa valere tutte le sue doti aeree, e spedisce in fondo al sacco per la doppietta personale. L'esultanza sotto la tribuna centrale gli costa la seconda ammonizione, e dunque la doccia anticipata. Teramo in 10 uomini per tutto il secondo tempo. Prima dell'intervallo ci prova Sputore, dalla lunga distanza, ma non trova la porta. Le immagini di Manuel Centurame ci accompagnano alla ripresa. Il Penne si riversa in avanti, mentre il Teramo cerca di amministrare il vantaggio, senza soffrire troppo, e se possibile colpire in ripartenza nei primi 20 minuti. Al 17° calcio di punizione calciato verso la porta da Palumbo. Il palo gli nega la doppietta. Al 23° arriva il pari pennese, angolo battuto dalla sinistra da Cacciatore. Sichetti pizzica sul primo palo e beffa Bozzi. 3-3 dunque al Colangelo. Il Penne prende coraggio. Un minuto dopo ci prova Di Domizio a giro, senza trovare lo specchio. Al 33° clamorosa occasione per il sorpasso dei ragazzi di casa. Rossi scodella al centro, un pallone velenosissimo per la retroguardia teramana. Di Domizio conclude a botta sicura, ma Bozzi è miracoloso. Dall'altra parte al numero 1 ospite risponde quello di casa, che con un gran colpo di reni nega la gioia a Diez. Ci crede il Teramo e a 2 minuti alla fine trova la rete del 4-3 finale. Corner calciato alla perfezione da Diez a cercare Cozzi, che da due passi batte l'incolpevole Dintino. Gli animi non si placano, anzi, ne fa le spese di Simone, che sferra un calcio a palla lontana ai danni di Farindolini, e Fantozzi estrae il rosso diretto. Vince il Teramo 4-3, ma il campo restituisce ai due allenatori spunti sui quali migliorare la propria squadra, registrare la fase difensiva. Non è una questione di rammarico, è questione di inesperienza. Noi siamo una squadra giovane, siamo una squadra di ragazzi. Abbiamo fatto una scelta di premiare tutta gente di Penne, siamo una gente costruita con 9/11 gente di Penne, e quindi abbiamo peccato un po' di inesperienza, forse anche la voglia di andare a vincere questa partita, perché poi effettivamente l'occasione per fare il 4-3 l'abbiamo avuto noi, quindi è stata un'ottima parata del portiere del Teramo. Certo, il Teramo è una buona squadra, il Teramo ha dei giocatori importanti, ci hanno messo in difficoltà, un po' ci hanno penalizzato pure la classe arbitrale, ma questa alla fine non serve a niente, quindi lamentarsi. Però io sono contento della prestazione della mia squadra, ecco, alla fine un unico errore di inesperienza, perché potevamo veramente portare la partita a casa, forse abbiamo voluto troppo e poi alla fine ci hanno punito, ecco questo. Però sono contento, la strada è quella giusta, dobbiamo prendere meno gol, sicuramente meno gol perché stiamo prendendo troppi gol, ma è anche vero che abbiamo incontrato, il nostro calendario è stato durissimo, abbiamo incontrato 3 squadre che sono, diciamo, le candidate per la vittoria del campionato, per lottare le squadre di vertice. Ma guarda, il primo calcio di rigore è assurdo, perché il giocatore ha preso la palla nettamente, ma guarda, non ho voglia nemmeno di parlare, è proprio stato
Pure all'ultimo minuto, che il nostro numero 15 stava 3 metri dietro, guarda, gli ha alzato la bandierina, non si sa per quale motivo fuori gioco, però fanno parte del gioco. Ecco, forse oggi ci hanno penalizzato in modo molto, anche sull'espulsione, sì, è vero che forse c'era, ma il Cramella aveva preso la palla con le mani, ha bloccato la palla con le mani per terra, quindi l'arbitro doveva fermare il gioco prima. Sono episodi, ma noi, torno a ripetere, noi dobbiamo crescere come squadra, dobbiamo crescere come collettivo e i nostri ragazzi dobbiamo crescere soprattutto come esperienza, perché abbiamo fatto degli errori di esperienza. Ripeto, potevamo vincere la partita, poi ce l'abbiamo messa tutta, ma alla fine poi troppo la foga di voler vincere, alla fine abbiamo preso gol. Assolutamente sì, certo abbiamo incontrato, ripeto, squadre che comunque davanti hanno giocatori di categoria superiore, tutte e tre le partite, quindi. Però dobbiamo sicuramente migliorare, certo oggi un rigore dopo 5 minuti, l'infortunio del capitano che per noi là dietro è importantissimo, quindi abbiamo dovuto cambiare modulo più volte, siamo in una fase di rodaggio e spero di sistemare. Ma non dipende solo dalla difesa, cioè dobbiamo difenderci meglio di reparto da davanti per cercare di subire il meno possibile. Beh, sicuramente è stata una partita difficilissima, anche perché abbiamo affrontato una delle squadre più forti sicuramente del girone. Sono una grande squadra, i miei ragazzi hanno dato una grossa dimostrazione di carattere e di gruppo. Diciamo che la partita è stata un po' incanalata per determinati episodi, mi sarei aspettato meno protagonismo da alcune persone, ma diciamo che i protagonisti in campo dovrebbero essere sempre i calciatori, quelli che, diciamo, tra virgolette esterni dovrebbero pensare altro e cercare di favorire lo spettacolo del campo, che c'è stato tanto. Il Teramo, per concludere, è predestinato a vincere questo campionato, lo dicono in tanti, lei cosa pensa? Beh, io lo spero, gli altri lo dicono, io lo spero, è una squadra sicuramente, è una città che merita altre categorie, sappiamo le difficoltà da dove siamo partiti, sappiamo dove siamo partiti, ma sappiamo anche dove dobbiamo arrivare e dove vogliamo arrivare. Beh, sicuramente ha pesato tanto, è stata, diciamo, un'ingenuità del ragazzo che è stato punzecchiato più e più volte, e il ragazzo nella foga del gol ha fatto un gesto che io penso che si poteva anche passare sopra, perché nel calcio la bellezza è proprio il gol. Poi il gesto è stato un po' infantile, ma si poteva evitare visto che ha preso una ammonizione appena un minuto prima. Ma io penso che c'erano entrambi, sia a favore loro che a favore nostro. Quindi su quello penso che l'arbitro non abbia sbagliato nulla, non posso recriminare su quello. Più per la gestione, quello posso recriminare, perché la gestione sicuramente è stata un po' troppo nervosa e ha innervosito una partita che secondo me non c'era niente da innervosire. Sì, sì, oggi è stata una grandissima partita da tutti i punti di vista. Oggi la partita l'abbiamo condotta noi, nel bene e nel male, perché abbiamo fatto tutto noi. Nel primo tempo siamo partiti alla grande, abbiamo avuto l'occasione per fare 3-0, con un giro di 5 minuti siamo ritrovati 2-2 per, tra virgolette, due ingenuità nostre, due letture sbagliate che ci possono stare. Poi siamo stati bravi nel tornare in vantaggio e poi è normale che l'ingenuità di Nikita ci ha messo in grosse difficoltà, però la squadra nel secondo tempo ha saputo soffrire, non ha badato solo a difendersi, perché da quello che si vede, a parte il 3-3 del Penne che è venuto su un calcio d'angolo, alla fine noi non è che abbiamo sofferto così tanto, ci sono state solo delle azioni un po', sai, un po' di confusione, poi abbiamo avuto anche delle occasioni per chiudere la partita e andare su 4-2. E poi la bravura di questa squadra, è uscita la forza del gruppo, io sono troppo contento da quel punto di vista, perché se una squadra del genere ha una forza d'animo così e ci crede fino alla fine, viene a vincere a Penne, che lo ripeto, il Penne è una buona squadra, non è vero che siamo io, ma il Penne no, è un'ottima squadra e farà il suo grosso cammino, e quindi noi, per noi oggi è una grossa vittoria. Messo un andamento pesato, l'espulsione è normale che è stato un errore perché non si devono fare queste cose, mancato di rispetto, è sbagliato anche perché lui è vero che non è italiano, però è esperto, è un giocatore che ha giocato e questi errori io posso accettare da un under, ma da un giocatore esperto no, perché ci ha messo in grosse difficoltà. Poi la bravura di tutti i ragazzi, sono compattati, forse questo ci ha aiutato a compattarci ancora di più e alla fine a trovare una vittoria meritatissima, secondo me. Sì, secondo me sì. Punto di vista tecnico, i primi 20-25 minuti benissimo, nonostante un modulo che abbiamo provato questa settimana, nonostante le assenze importanti,
E poi dal punto di vista caratteriale questa è stata una grossa partita, perché ripeto, non è facile venire a vincere qua in 10 a Penne. Guarda, non lo so, però ti spiego, la difficoltà che ho io è che le squadre, come sapete, si fanno i primi di luglio. Noi la nostra squadra si è fatta il 3 di settembre, prendendo giocatori che, giustamente, chi c'è, prendiamo, perché non avevi la possibilità di scegliere. E io, giustamente, quello che di solito un allenatore fa nel premercato e in ritiro, io giustamente lo sto facendo adesso, adattando adesso i giocatori in campo nel migliore dei modi, ma soprattutto i giocatori che adesso stanno in condizioni migliori. Perché un giocatore come Anas, lo so che vederlo in panchina in promozione, però Anas giustamente adesso è un giocatore che secondo me è più importante negli ultimi 20-30 minuti, perché giustamente 60-70 minuti ad alto livello non li può fare. E oggi è normale che è stata una partita di sacrificio, un giocatore davanti come Palumbo ci serviva tantissimo perché ci faceva salire tutto. Però il mio cambio di modulo ogni settimana non è perché uno non ancora riesce a trovare la quadra, è perché giustamente in settimana c'è stato l'infortunio di Pepe. Non è facile, però i ragazzi qualsiasi cosa gli dico fanno, e questo mi rende orgoglioso di loro. Beh, noi non dobbiamo fare lo stesso errore di già, cioè siamo cascati col Villa Mattone, abbiamo vinto col Villa Mattone, abbiamo sbagliato l'atteggiamento iniziale col Mutignano. Adesso noi dobbiamo andare dritti per la nostra strada, perché avete visto le squadre quando affrontano noi cosa succede, ed è giusto così, perché noi portiamo un nome importante, è giusto che le squadre ci rispettano e ci vogliono battere. E noi, se per loro la partita della vita, anche per noi, anzi per noi lo deve essere di più. Ma l'ho detto prima, è stata una lettura sbagliata sul rigore di Berardi in 2004, che ci può stare, un errore ci può stare, è normale che lì deve temporeggiare. E poi anche lì è stato un errore di inesperienza, però sono giocatori che stanno facendo bene, sono giocatori che stanno lavorando da 3 settimane con dei compagni, poi tra virgolette io li metto in difficoltà che ogni tanto cambio modulo, però loro mi devono capire, perché dobbiamo trovare la quadra il più presto possibile a cercare di far rendere al meglio tutti i giocatori che ho. Secondo me netti tutte e due, perché anche quello nostro penso sia netto. Io penso che l'arbitro abbia diretto un'ottima gara, anche sull'espulsione di Nikita e l'espulsione di Simone penso siano giustissime. Non posso dire niente, perché secondo me il rigore per noi c'era e il rigore loro, l'ho detto prima, era netto.